Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alberto Giordano, che mi chiede di parlare del film di Ty West del 2022, Pearl, con la splendida Mia Goth, che qui è anche co-sceneggiatrice insieme al talentuosissimo Ty West, uno dei registi che preferisco, come sapete. X per me era bellissimo, così come era La Casa del Diavolo, così come lo era The Innkeepers, così come lo era The Sacrament. Per me Ty West è uno veramente che sa dove mettere la macchina a presa e sa veramente costruire una sceneggiatura al di là dei suoi detrattori, che secondo me non hanno ancora capito un cazzo di un regista, di quelli che sanno veramente cosa fare nell'indipendente senza mai scadere nel banale, nel casereccio, nell'approssimativo. A basso costo, fatto però di tantissime idee, tantissime intuizioni, così come era fatto X, appunto, dove veniva presentato questa Pirro, questo personaggio, questa donna anziana che ammazzava tutti quelli che giravano appunto su questo set pornografico. Poi abbiamo Maxine, che uscirà appunto, che sarà la storia della ragazza appunto del set di X, e qui invece abbiamo Pirle. Quindi abbiamo la storia della signora anziana appunto che negli anni 70 deflagrava tutti quelli che facevano il porno. Quindi il film si ambienta nel 1918, verso la fine della prima guerra mondiale, e mentre l'influenza spagnola sta mietendo vittime in tutto il mondo, la nostra Pearl praticamente sta aspettando il marito Howard, che vive con i genitori, e intanto la sua intanto mente abbastanza folle fa a pezzi degli animali per dare da mangiare a questo alligatore che tira su nel suo bel laghetto. E quindi la nostra, seguendo comunque la sua immaginazione, vuole diventare una grandissima star, decide praticamente di fare un'audizione per diventare una grande danzatrice, conosce un proiezionista con il quale guarda i primi film porno, e poi ci va a letto, poi lo stempia, e poi tutto quello che succederà insomma attorno a questo personaggio completamente folle, che è appunto quello di Pearl. Dopo un incipit devastante, veramente geniale, con quelle scritte modello cinema proprio classico, da quasi Harmony, diciamo così, da libro Harmony, Mia Goth in questo film dà idea di essere una delle migliori attrici ultimamente nate, specialmente per il genere, perché funziona alla grande, così come funziona anche in Piscina Infinita del figlio di Cronenberg, Brandon, che dove è bravissima pure lì. E qui riesce a dare spessore a un personaggio per il quale praticamente il 90% del tempo è davanti alla macchina da presa, un personaggio veramente inquietante, terribile nel suo essere così fuori di testa, nel suo così avere queste parti insomma visionari, schizzate, quasi jodorowskiane, in mezzo a un film che, come messa in scena, ricorda Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper, un certo tipo di cinema anni 70 che cercava di raccontare oltre i personaggi anche un certo tipo di storia, un certo tipo di modo di vivere. E appunto il proiezionista, che è un infame, che è un trombatore, che poi si renderà conto di quello che ha fatto, è un personaggio veramente grandissimo, così come l'idea appunto del cinema pornografico, che all'epoca era illegale in America, che viene mostrato con tale semplicità, la nostra sembra amarlo proprio di pensiero, cosa che lo riporterà appunto a voler essere la protagonista in X quando avrà però 60 anni di più. Poi fantastico come viene messa in scena, ecco il minuto dove lei balla davanti a queste lacchiate, dove crede di essere già diventata una grandissima soubrette, è inquietante, così come il finale con quel frame veramente di una bellezza assurda, senza considerare poi tutto il monologo finale, 6 minuti reiterati di lei che descrive tutto alla sua amica Misty, e lì incomincia a venire fuori veramente il terrore anche dentro di lei, per un film che nasconde a tutti la vera violenza, la vera crudeltà di Pearl, che è poi una crudeltà di un certo tipo di America che vuole a tutti i costi essere protagonista, che vuole a tutti i costi dover portare avanti le proprie cose senza considerare gli altri. Un film sociale sicuramente, ma un film che rende proprio attraverso la forza dei propri personaggi, che sono sempre trattati con garbo da Ty West e Mia Goth, perché il proiezionista, i genitori, anche il padre fermo nel letto, hanno un compito incredibile nel film, un compito proprio nella distruzione, nell'esaltazione e nella nuova forma della mente della nostra Pearl, che poi andiamo sempre più a scoprire piano piano con i discorsi della madre, che ha sempre avuto di questi problemi, che noi in realtà conosciamo all'inizio come quasi qualcuno che li stesse nascondendo, quando in realtà proprio li sta mostrando in maniera enorme e diretta, per un film fotografato da Dio, da un fantastico Elliot Rocket, bellissimo il montaggio di Ty West, dà il giusto ritmo a una pellicola fantastica che aumenta sempre di più, e che nei momenti appunto di delirio, dove la nostra sogna chissà che cosa, diventa, come ha detto, surreale e grottesco, ma però in un certo senso rappresenta quel tipo di America di 100 anni fa, rurale, arretrata, legata essenzialmente alla parrocchia, legata essenzialmente alla moglie, al marito, alle delle regole sociali che sembrano sempre invecchiate 100 anni dopo, ma che in realtà nell'America rurale sono sempre le stesse. E quindi un film che in realtà va contro tutto ciò che è la normalità, assumendo la anormalità come stile di vita quasi positivo. La nostra Pearl è chiaramente una scheggia impazzita all'interno di una società che però la farebbe impazzire ancora di più con le proprie regole
regole rigide, maschiliste, stupide e assolutamente fuori da ogni logica del periodo. E poi, insomma, è un film che un'altra volta mette di fronte a tutto il talento di The West a livello registico, utilizza le musiche in maniera spettacolare col montaggio, con dei movimenti a macchina arditissimi, con dei piani fissi notevoli, ripeto, riuscendo a tirare fuori sempre il meglio dai propri attori, perché è bravissimo anche David Coverstent a fare il proiezionista, Emmy Jenkin Purro a fare la sua amica Misty, Tandy Wright a fare Ruth, insomma un gruppo di attori che sono pochi perché il film fa vedere pochissimi attori, ma che funzionano tutti, uno più bravo dell'altro, che cercano di dare una spinta a un film che ha tutta la forza appunto della carburazione nella sceneggiatura e nel soggetto, che è di una bellezza incredibile, che può essere visto benissimo anche senza X, e questa è un'altra forza del grandissimo Ty West, riesce a fare film collegati che però non lo sono, se non puoi vedere X dopo vabbè gode come un puceddo, ma questo è un altro discorso. È un film un'altra volta con un personaggio femminile fortissimo che deve vivere in un mondo che lo vuole schiacciata e che invece lei schiaccia a sua volta con forza e anche tanta follia, perché poi ripeto la bellezza del film è che il personaggio non è per niente antipatico, anzi, ma non è nemmeno per niente simpatico, è quel classico idea di fare un personaggio non così dicotomicamente diviso fra bene e male che ci lascia interdetti, a volte per la sua semplicità, a volte per la sua dolcezza, ma soprattutto per la sua follia e per il suo modo incredibile di non credere che la vita umana abbia minimo valore, tutto quello che potrebbe rendere lei star e diventa un ostacolo deve essere eliminato. Poi ripeto, clamoroso il finale con quella tavola imbandita, fate un po' voi, questo è un film mostruoso, veramente mostruoso nel vero senso della parola, perché riesce a divertire, riesce a essere drammatico, riesce a far paura ed è un horror dove non c'è niente di sovrannaturale, l'unica cosa che fa davvero paura è l'animo umano, sia degli sfruttatori che degli sfruttati e che dei pazzi che potrebbero circolare tranquillamente appunto in questa gigantesca America senza essere assolutamente toccati da nessuno. Senza dimenticare poi il rapporto assurdo della nostra con il sesso, indimenticabile la scena dello spaventapasti, veramente anche questa è incredibile. Una scena dopo l'altra che conquista a prima vista, per me è un film bomba, uno di quei film assolutamente imperdibili. Ripeto, quella scena con lei che gli dà da mangiare, con il regalatore viene fuori lo stop frame e la viene la scritta Pearl, vale da sola il biglietto, così come la scritta in rosa di End Finale, che ci regala praticamente la speranza di vedere con Maxime un'altra perla appunto come questo Pearl, che ho già in mio possesso e che voglio che tutti voi abbiate nel vostro possesso se amate veramente il cinema indipendente thriller horror e non state lì a guardare i puzzoni con l'odorino sotto il naso che sarmano tutto quello che viene da blockbuster e bombe nucleari, effetti speciali che sorvolano il cinema, quando qui invece il cinema è pienamente regalato a voi spettatori con una forza enorme di questo thriller horror che secondo me lascerà di morto nel segno come tutto il cinema di Ty West. Quindi ripeto, il link per acquistare il film è qua sotto, donate su Patreon, se è qui sotto il link appunto per donarci e iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi come ho detto il mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la pulsantina, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, e questo Pearl per me è un acquisto obbligato insieme a X e spero al prossimo Maxine, perché Ty West per ora non sta sbagliando, secondo me è mezzo film e si rivela essere uno dei maggiori registi horror usciti negli ultimi 20 anni alla ghigna dei detrattori che secondo me non ci hanno ancora capito un cazzo. Pearl comunque è un grande film ed è qua sotto per voi.